Anche il sindaco, mi dicono, certamente. Fa parte di questo coro ormai, è parte integrante. Abbiamo l'onore di avere un gemellaggio molto importante con una città che anch'essa ha una memoria pesante da sopportare per le perdite, ma anche per tutto quello che vuol dire la memoria, no? La memoria condivisa, che non c'è, una memoria pesantissima. E allora abbiamo un coro di Marzabotto assieme al suo sindaco. Sono contento di portare il saluto della comunità di Marzabotto a questa iniziativa che condividiamo. Sono state dette tante cose molto importanti, abbiamo visto tanti giovani che si sono esibiti su questo palco, quindi non c'è molto da aggiungere. Solo pochissime, brevissime riflessioni. E quando l'altra sera in televisione ho rivisto di nuovo quei ragazzotti che prima della partita hanno cantato canzoni fasciste, non contenti, no, del dileggio fatto anche nei confronti di Anna Frank, mi sono chiesto, probabilmente quei ragazzi nella scuola, nelle istituzioni, nella loro famiglia, li hanno mai portati in un luogo della memoria. Per esempio non li hanno mai portati a Marzabotto, dove voi sapete benissimo quello che è successo. In pochissimi giorni quasi 800 vittime, 216 bambini con meno di 12 anni, quasi 200 partigiani hanno perso la vita. Un luogo della memoria, un luogo appunto in cui ci sono le radici della nostra Costituzione. Ecco, detto questo, quindi di fronte a questo fenomeno che ci preoccupa, perché la malapianta del fascismo è sempre pronta a ricrescere e noi la dobbiamo estirpare con grande decisione. Perché qualcosa non ha funzionato, perché se in questi giorni a Bologna hanno imbrattato di nuovo una lapide ai partigiani, poi hanno bruciato, esatto, due hanno bruciato delle corone, questo è preoccupante. Sono piccoli gesti, però sono un sintomo di qualcosa che non funziona. Quindi cosa possiamo fare? Certo, io credo che la risposta dello Stato debba essere inflessibile, vanno applicate le leggi, la democrazia ha delle leggi, le leggi vanno applicate, se non bastano le leggi esistenti se ne fanno delle nuove, e quindi per esempio che venga convertita rapidamente dal Senato la legge Fiano, perché l'apologia del fascismo è reato e i reati vanno combattuti. Dopodiché, fatto questo, credo che è fondamentale, io ho ascoltato in gran parte l'intervento del sindaco quando sono entrato e sono d'accordo con lui, bisogna fare della cultura. All'interno della scuola bisogna imparare ai ragazzi, insegnare ai ragazzi a diventare, certo, dei bravi ingegneri, dei bravi professionisti, possibilmente dargli lavoro in Italia, però bisogna insegnare a diventare dei bravi cittadini, che partecipano alla vita della propria comunità, quindi costruire una coscienza civile e civica, è questo che bisogna fare. E un'iniziativa come questa, come quella di oggi, serve proprio a questo, perché la musica è cultura, insomma, sono le nostre radici. Molti da noi ci dicono, ma voi pensate solo ai morti, parlate sempre solo di fascismo, ma lasciate stare, sono già passati 70 anni, no, pianino. Chi dice questo? O è un fascista o è un amico dei fascisti, ricordiamoci. Io così casualmente ho letto venendo qua in Corriere con il coro, poi lascio a loro perché sono molto bravi, più bravi di me, io sono molto legato a questo coro per il loro impegno civile, la loro forza, la loro passione, e raccontava un episodio Bobbio a proposito dell'incontro tra il senatore Pisanò del Movimento Sociale e Vittorio Foa, che è stato condannato a 15 anni di carcere dal Tribunale Speciale del Fascismo, erano in Parlamento. Un giorno Giorgio Pisanò, incontrando Vittorio Foa, gli disse: «Ci siamo combattuti da fronti contrapposti, ognuno con onore, possiamo darci la mano?» Foa gli rispose: «È vero, abbiamo vinto noi. E tu sei potuto diventare senatore. Avessi vinto tu, io sarei ancora in carcere.»
quindi secondo noi abbiamo una Costituzione che va applicata e che credo un altro modo oltre alla cultura sia quella che la politica faccia la sua parte, e cioè che affronti i problemi dei giovani, i problemi della dignità del lavoro, i problemi. Oggi a Marzabotto abbiamo una manifestazione, si chiama Memoria e Resistenza, abbiamo ospitato dei familiari che hanno perso il figlio ucciso dalla mafia, abbiamo ospitato un imprenditore che ha denunciato il pizzo che oggi viaggia con la scorta, perché ricordare la resistenza vuol dire ricordare anche questo, cioè battersi contro ogni forma di illegalità. Quindi ecco, ricordiamoci che se avessero vinto loro noi non saremmo qua stasera. E questo non per odio e non per vendetta, lo diciamo da una volta che abbiamo sempre cercato di intessere, lo facciamo tuttora, rapporti di amicizia, in particolare col popolo tedesco, per cui credo che questo sia da sottolineare. Bene, detto questo io vi ringrazio davvero, complimenti per l'iniziativa, ringrazio l'AMPI, ringrazio anche il Comune, ho sentito prima il sindaco, fare il sindaco non è mica facile, credo che farlo a Predappio sia un bel problema. E quindi a tutta la mia solidarietà, credo che la storia non debba essere rimossa, però alla fine bisogna arrivare alla verità, e la verità è che da una parte c'erano le vittime, dall'altra parte i carnefici, e non possono essere messi sullo stesso piano.